Se fin dalla prima stagione di Bridgerton vi state chiedendo cosa ci sia di vero o cosa invece è inventato o esagerato, bene, questo video spazzerà via ogni incertezza. Bridgerton non è stata creata per essere storicamente accurata, ma è piuttosto un racconto immaginario basato sul periodo Regency. La serie è l'adattamento di Shonda Rhimes di una serie di romanzi rosa scritti nei primi anni 2000 da Julia Quinn. La serie si è presa un po' di libertà creative, infatti presenta un cast multirazziale e interpretazioni moderne di abiti e scenografie, ma hanno anche aggiunto alcuni dettagli storici che la Quinn non ha incluso nei libri. Vediamo allora quali parti della serie sono effettivamente fedeli alla storia e quali invece sono invenzioni moderne. Vi avviso che nel video c'è qualche dettaglio relativo alla prima stagione, quindi se non volete che vi spoileri niente, andate a vederla e poi tornate qui. C'era la nobiltà nera nel periodo Regency? Nella Londra del XIX secolo abitavano poche persone di etnia diversa da quella caucasica, ma di quelle poche, qualcuna faceva parte della nobiltà. L'intento in Bridgerton era di rappresentare la popolazione moderna, includendo attori di diverse origini, anche se all'epoca i nobili di colore esistevano sì, ma erano una rarità. Ad esempio, Dido Elizabeth Bell era la figlia di una schiava africana nelle Indie occidentali britanniche e di un ufficiale di marina britannico. Suo padre fu nominato cavaliere e la portò con sé in Inghilterra per essere cresciuta da suo zio, William Murray, primo conte di Mansfield, che la istruì, le diede la libertà e le concesse una parte del suo denaro e delle sue proprietà nel suo testamento, rendendo così lei un erede e quindi parte della nobiltà. I neri non erano liberi nell'impero britannico fino al 1833, quindi anche se la nobiltà nera esisteva durante la reggenza, era un'eccezione. I Bridgerton sono esistiti veramente? I Bridgerton sono stati inventati dalla scrittrice Julia Quinn. Potrebbe benissimo esserci stata una famiglia di nome Bridgerton nella Londra del XIX secolo, ma non sono i Bridgerton della serie. Il mondo di Bridgerton è un mondo reinventato, in cui storia e fantasia si intrecciano. La regina Charlotte era mulatta? La regina Charlotte non è un personaggio inventato, ma era la regina madre di quel periodo. La regina è interpretata da Golda Rae Schuvel, una donna mulatta, e questa volta la scelta sembra riprendere la realtà storica. Le origini di Charlotte sono dibattute dagli storici, ma è probabile che fosse realmente mulatta. Secondo lo storico Mario de Valdés y Cocom, la regina Charlotte discendeva direttamente da Margarita de Castro y Sousa, un ramo nero della casa reale portoghese. Il principe Friedrich era sul mercato? Nella serie, la regina Charlotte cerca di convincere Daphne, il diamante della stagione, a sposare suo nipote, il principe Friedrich di Prussia. Questo era veramente un lontano nipote della regina Charlotte. Tuttavia, nella realtà, la regina non avrebbe incoraggiato suo nipote a sposare una donna di più basso livello nobiliare. Sicuramente dietro ci sarebbero stati accordi tra le famiglie e la promessa sposa sarebbe stata una giovane di più alto rango. Gli abiti sono storicamente accurati? Un altro esempio della svolta moderna della storia è negli abiti dei personaggi. Gli abiti mantengono la silhouette del 1813, ma sono più appariscenti e sontuosi, con colori più moderni. Viene usato il glitter, ad esempio, anche se nella realtà verrà prodotto per la prima volta solo nel 1934. L'intento era modernizzare la moda del periodo, aumentando il colore e i dettagli appariscenti. Gli abiti della regina e delle sue dame. Se gli abiti fluidi a vita alta erano di moda nel 1813, perché la regina si veste ancora come se fosse 30 anni indietro? Potreste pensare che sia stata una scelta fantasiosa della regia, ma in verità ha dei fondamenti storici. La vera regina Charlotte era considerata una burbera fuori moda, bloccata nel passato.
era fortemente aderente alla tradizione delle gonne a cerchio che si erano portate fino ad allora a corte, e faceva vestire così anche le sue dame, distaccandosi dalla moda del periodo. La regina Charlotte di Bridgerton, con i suoi abiti unici vecchia scuola e le sue enormi parrucche, sono un grido al rifiuto storico della regina di andare al passo con i tempi. La torta nuziale. Anche la torta nuziale di Daphne Simon era fuori posto nel 1813. Sebbene le torte siano state a lungo utilizzate nelle celebrazioni nuziali, la moderna torta nuziale a più livelli è stata introdotta nel 1882, al matrimonio del principe Leopoldo, il duca di Albany. Prima le torte nuziali erano molto più semplici. Il personaggio di Will Mondrich è esistito veramente? Will Mondrich è un personaggio basato su una persona reale, Bill Richmond. Proprio come Will Mondrich di Bridgerton, Bill Richmond era un pugile britannico nero. Nacque a New York come schiavo, ma si trasferì in Inghilterra nel 1777, dove ricevette un'istruzione, sposò una donna inglese e ebbe diversi figli. Il rapporto di amicizia tra Will e il duca di Hastings resta però una libertà creativa della serie. Le donne potevano lavorare? Nella prima stagione vediamo la sarta Geneviève Delacroix e la cantante d'opera Siena Rosso che si guadagnano da vivere da sole. Storicamente le donne potevano gestire un'impresa e persino sostenersi finanziariamente senza un marito. Tuttavia, sposare un ricco era ancora visto come il più grande risultato che una donna potesse ottenere, perché aumentava il suo status nella società e una donna che si manteneva da sola era alquanto disapprovata. Re Giorgio era pazzo? La risposta è sì, Giorgio III era pazzo. Nella serie potrebbe sembrare che re e regina si siano sposati per amore, ma nella realtà si erano incontrati 6 ore prima del matrimonio combinato. Hanno però avuto un matrimonio molto felice, almeno fino all'inizio della grave malattia mentale del re. Questa era anche accompagnata da una malattia fisica ed era stata causata dall'estrema angoscia di Re Giorgio per la morte di sua figlia, la principessa Amelia, che era la sua figlia più giovane e prediletta. Tuttavia, durante la sua follia, la regina Charlotte non era la sovrana. Il loro figlio, Giorgio IV, il principe di Galles, assunse gran parte dei doveri del re e divenne noto come Prince Regent, principe reggente. Senza il padre del bambino, finivi esiliata. Marina, la cugina dei Featherington, scopre che il padre del bambino che porta in grembo è morto in guerra. Nella serie sembra che l'unica alternativa di Marina a trovare un marito sia finire esiliata insieme al figlio nella parte peggiore della città per il resto dei suoi giorni. Ma al tempo probabilmente avrebbe partorito in campagna, lontano dall'alta società, e avrebbe pagato una famiglia povera per allevare suo figlio. Poi sarebbe tornata in città come se non fosse successo nulla. Avrebbe anche potuto lasciare il bambino in un orfanotrofio, come il Foundling, ospedale dove ogni anno venivano lasciati quasi 1000 bambini. Queste opzioni avrebbero oscurato il romanticismo fiabesco della serie, tuttavia rappresentano le scelte più probabili di una madre single dell'epoca. I giornali di gossip esistevano già? Sono stati trovati documenti di gossip di centinaia di anni fa. In particolare, diversi erano popolari nell'epoca Regency. Erano molto in voga a partire dal 700 e ancora di più nell'800, quando la macchina da stampa divenne largamente utilizzata. Erano chiamati fogli scandalistici, perché rivelavano i veri scandali che si verificavano in quel momento nell'alta società. Un popolare foglio scandalistico del XVIII secolo era il The Female Tatler della signora Crackenthorpe, in cui una scrittrice anonima divulgava tutti gli scandali e i pettegolezzi della classe superiore. Il personaggio di Lady Whistledown è chiaramente ispirato alla signora Crackenthorpe, la cui identità non è mai stata rivelata. Le persone a quei tempi fumavano? Eloise Bridgerton è stata mostrata diverse volte mentre fumava una sigaretta in segreto nella proprietà di famiglia. Tuttavia, il fumo non era molto popolare all'epoca, specialmente tra i nobili, perché a molti non piaceva l'odore che lasciava addosso. Invece il tabacco da fiuto era più popolare, ed è ciò che la regina sniffa in alcuni episodi. Permetteva di ottenere gli effetti, diciamo, piacevoli, simili al fumo, senza il cattivo odore.
Le nobildonne erano così ingenue sui rapporti intimi? Una delle cose che può lasciare sconcertati è quanto siano ingenue le ragazze della famiglia Bridgerton e Featherington quando si tratta di come vengono fatti i bambini. Ad esempio, Penelope e Eloise non si capacitano di come Marina possa essere incinta senza essere sposata. Le donne nobili dell'era della reggenza erano tenute all'oscuro di quello che accadeva tra le lenzuola dopo il matrimonio. Questo era ritenuto necessario per mantenere la loro purezza, mentre le donne delle classi inferiori non erano tenute a standard elevati e spesso sapevano molto di più. All'epoca c'era un forte doppio standard per le aspettative di uomini e donne. Le donne dovevano essere pure e tenute all'oscuro di come si fanno i bambini, mentre gli uomini dovevano essere mondani ed esperti. Infatti, mentre Daphne ed Eloise non sapevano nulla di sesso, i loro fratelli Anthony e Benedict vivevano le loro avventure senza alcun problema. Non potevi stare da sola con un uomo. La serie su questo racconta il vero. Se una donna non sposata fosse stata vista da sola con un uomo non facente parte della sua famiglia, avrebbe provocato uno scandalo. Il valore di una donna era legato alla sua purezza e se questa fosse stata messa in discussione, la giovane rischiava di non riuscire più a trovare marito. Per questo doveva sempre essere accompagnata da uno chaperon se doveva intrattenersi con un uomo che non facesse parte della sua famiglia. I corsetti delle donne. Nella prima scena vediamo Lady Featherington costringere la figlia a stringere tantissimo il corsetto per avere una vita sottile. Tuttavia, questa è una rappresentazione storicamente imprecisa dei corsetti. Durante i primi anni del 1800 in Inghilterra, i corsetti venivano indossati con il solo scopo di sostenere il seno, non per rendere la vita più piccola. Erano morbidi e alcuni non arrivavano neanche ai fianchi, ma si fermavano sotto il seno, assomigliando ai moderni reggiseni. Gli abiti a impero enfatizzavano il petto, rimanendo larghi in vita, quindi non aveva senso torturarsi in quel modo, se poi esteticamente non avrebbe fatto differenza. I corsetti più rigidi e restrittivi divennero popolari solo nell'era vittoriana, iniziata negli anni 30 dell'Ottocento. La scelta di introdurre i corsetti rigidi e stretti al massimo è una scelta dei creatori della serie per rappresentare la costrizione femminile al ruolo sociale della donna dell'epoca. Inoltre i corsetti venivano indossati sopra una camiciola intima, cosa che invece non avviene nella serie, dove sembrano mancare i molteplici strati di biancheria intima usati dalle signore dell'epoca. Esisteva un vero mercato matrimoniale? Bridgerton si basa sul vero evento storico che era l'annuale stagione sociale del mercato matrimoniale di Londra. Sì, le giovani nobildonne non sposate si riunivano ogni anno a Londra per una battaglia drammatica per i giovani nobili più idonei. Era fuori discussione che una nobildonna si mantenesse da sola. La sua famiglia avrebbe preferito considerarla morta piuttosto che vederla lavorare e rimanere senza marito. Se volete saperne di più sul corteggiamento, il matrimonio e l'istruzione nell'epoca della reggenza, vi invito a vedere i miei video sull'argomento. Fanno parte della playlist Pazza Epoca Regency. Spero di aver chiarito alcuni dei vostri dubbi sull'accuratezza di questa serie TV. Avete notato altri dettagli strani o anacronistici? Fatemelo sapere in un commento. Sappiamo che non si tratta di un documentario storico, ma è sempre interessante notare le differenze tra i dettagli storici e di fantasia. Ah, e se poi volete leggervi i libri di Bridgerton, trovate in descrizione i miei link affiliazione. Se fate un acquisto da Amazon attraverso i miei link, a voi non cambierà nulla, ma darete una mano al canale. Vi ringrazio e vi aspetto su Instagram per parlare ancora di Bridgerton e come sempre per immergerci nella storia che non ci insegnano a scuola. Ciao!